tutti, ho deciso di realizzare un video un po' particolare in quanto l'altro ieri ho fatto il trattamento lisciante alla cheratina dal parrucchiere. Quello che ho fatto io è realizzato con i prodotti di Jean Paul Minet. Questo, diciamo, è l'aspetto che hanno i capelli al momento. Fino a domani non posso lavarli, né legarli, né prenderci acqua, insomma, bagnarli. E devo mantenerli semplicemente così, insomma, come li vedete. La procedura del trattamento qual è? Ci vogliono circa 3 ore per fare questo trattamento. Si inizia con 2 lavaggi belli sostanziosi finché il capello non fa tipo l'effetto dito sul vetro, quindi non si sente proprio bello pulito, ben deterzo. Ovviamente uno shampoo specifico per preparare il capello a questo tipo di trattamento, e si va anche contro verso della cuticola del capello proprio per detergerlo bene e fare in modo che vengano assorbite bene poi le sostanze che andrà il parrucchiere ad applicare. Quindi, fatti questi 2 lavaggi belli corposi, si procede a pettinare i capelli. Viene divisa la testa in sezioni, divisi in altre piccole ciocche, più o meno, diciamo così, di questa grandezza, e viene applicato uno spray che poi è effettivamente proprio il trattamento. Questo spray viene spruzzato, diciamo, dalla cute fino alle lunghezze del capello, e praticamente dividendo la testa in tutte piccole sezioni e poi in piccole ciocche viene pettinato ripetutamente in modo da distribuire appunto questo prodotto spruzzato in maniera uniforme. Quindi questo già richiede parecchio tempo al parrucchiere, perché va fatto con una certa attenzione e in maniera molto meticolosa. Quindi diciamo che anche qui ci vogliono già circa 20 minuti. I capelli vengono portati, diciamo, tutti all'indietro, quindi pettinati tutti allo stesso verso, e una volta che è stata completata tutta la testa viene lasciato in posa dai 25 ai 40 minuti. Questa differenza di tempo, questa variazione dipende da se è un capello trattato o meno. Nel mio caso è un capello naturale, non è stato mesciato, non ha fatto decolorazione, quindi è un capello sano. E sono stati necessari 25 minuti, ma in caso di capelli che comunque sono stati trattati o comunque hanno subito, diciamo, delle aggressioni chimiche, sono necessari più minuti, e quindi si raggiungono circa i 40 minuti di posa. Una volta che questo tempo di posa è trascorso, viene asciugato il capello in maniera, diciamo, grossolana. Quindi viene levata l'acqua, la parte umida del capello, e poi viene iniziato ad asciugare a verso, quindi con spazzola e phon viene dato già il verso al capello. Quindi nel mio caso era già, diciamo, l'hanno già disposto così, quindi riga al centro, e hanno iniziato a pettinarmeli con spazzola e phon ripetutamente, insistendo molto su ogni ciocca. Penso più o meno ogni ciocca è stata trattata dalle 5 alle 6 volte. Anche in questo caso ci è voluto parecchio tempo, proprio perché è un'operazione che va fatta con una certa cura e ci vuole ovviamente appunto diverso tempo. Dopo questa prima piega con spazzola e phon viene passata una piastra, in questo caso sempre di Jean Paul Minet, su tutte le ciocche, in modo che col calore che produce la piastra il prodotto si fissa al capello, quindi alle cuticole del capello, e quindi si stabilizza sul capello. Per chi fa questo trattamento per la prima volta, sappiate che in questa fase vedrete fare molto fumo ai capelli. Non mettetevi paura, perché è totalmente normale, in quanto è proprio il prodotto che fissandosi e col calore va a evaporare. E quindi dopo aver piastrato i capelli, quindi avendo già dato questa forma che vedete, lo step successivo è stato il lavaggio di nuovo dei capelli. Quindi, diciamo, dopo che è stato fatto tutto questo lavoro, questa procedura, con questa cura, con questa dedizione, con tutto questo tempo, sono stati rilavati i capelli e è stata applicata una maschera che va a fissare bene il prodotto messo precedentemente. Questa maschera specifica è stata lasciata in posa per altri 10 minuti. E poi siamo tornati alla postazione, abbiamo fatto lo styling finale, ma in realtà è stato semplicemente ridato, diciamo, il verso, così come vedete adesso, e ci è voluto in realtà poco tempo, perché hanno ripreso subito questa forma, quindi questa piega ai capelli, e quindi, diciamo, abbiamo concluso il trattamento. Per le successive 72 ore circa il capello non deve essere lavato, non deve essere legato. Io potrò lavare i capelli domani e vediamo come ne usciranno fuori. Compreso nel trattamento avevo anche lo shampoo e il balsamo, che sono questi due.
lo shampoo Banda Soft e Control, che è uno shampoo senza sale, perché per prolungare l'effetto di questo tipo di trattamenti comunque è sempre meglio utilizzare un prodotto che non abbia sale, in modo che non va a seccare troppo il capello, non va a smontare il prodotto che è depositato sulla cuticola del capello. Poi sempre in abbinamento c'era anche appunto il balsamo Banda Conditioner, e sempre il shampoo mini, sempre Soft and Control, è proprio una linea specifica che va appunto a ammorbidire e a proteggere il capello con un'azione idratante, e permette anche esso di avere una piega molto più facile del capello. Vedremo quindi nei prossimi giorni, probabilmente anzi già domani farò lo step successivo, quindi farò vedere applicazioni di shampoo e del balsamo, quindi il trattamento casalingo come avviene e qual è poi ovviamente l'effetto che vediamo sui capelli, e quindi vi terrò aggiornati. Allora, sono trascorsi 3 giorni dal trattamento alla cheratina. Come potete vedere, i capelli vanno abbastanza schifo, infatti sono proprio contenta di farvi vedere questo stato così dei miei capelli, però per dirvi che non li ho lavati, non li ho bagnati, non li ho legati, niente. E adesso procediamo al lavaggio con i 2 prodotti che mi hanno dato in dotazione, che fanno parte del trattamento. E quindi ci vediamo tra un po' e vi faccio vedere poi se effettivamente il trattamento è efficace o meno. Capelli lavati, adesso vi sto finendo di asciugare e tamponare un po' con l'asciugamano per levare l'acqua in eccesso, e poi procediamo all'asciugatura. Per quanto io ami la mia classica spazzola lisciante, adesso ho necessità di vedere quanto sia efficace il trattamento, per cui li asciugherò con il phon normalmente. Se dovete acquistare un phon nuovo, io vi consiglio Parlux, senso qui, a parte il colore ci sono in tantissimi colori. E 365 è super leggero, ce l'ho forse da 5 anni, una bomba. Costa un po', ma vale veramente la pena, buon duro. Portato in viaggio, portato ovunque, non perde un colpo. Procediamo all'asciugatura. Allora, io i capelli sono già pettinati, mi sono già spicciati eventuali nodi, ma in realtà non ce n'erano. E devo dire che lo shampoo mi è piaciuto molto perché mi dà proprio la sensazione del capello che sguiscia, diciamo, quindi deterge bene. Il balsamo anche mi è molto piaciuto, soprattutto l'odore, che ha un odore fantastico, e ha appunto distrigato molto bene i capelli, insomma non ho avuto nessuna difficoltà poi a passare il pettine, quindi mi piace anche quello. I capelli sono asciutti e devo dire che mi piacciono molto, sono belli lisci. Se avete seguito l'asciugatura avete visto che ho semplicemente passato le dita, non ho pettinato con niente. E sono morbidissimi, lucenti. Poi io ho delle vertigini qui sulla attaccatura dei capelli. Fondamentalmente vedo che anche queste sono domate, sicuramente non sono perfette. Sono perfette, ma sulle vertigini purtroppo il trattamento non è efficace come sul resto dei capelli, questo lo sapevo già. Però mi posso ritenere molto soddisfatta perché ci ho messo 10 minuti a asciugare i capelli, non ho dovuto fare niente, sono in piega, e per me questo ha del miracoloso praticamente. Se decidete di farlo, ripeto, questo che ho fatto io è di shampoo Minè. Su Amazon si trovano anche lo shampoo e il balsamo di questo brand. 2 estati fa avevo fatto già in un altro posto il trattamento alla cheratina e mi avevano consigliato ovviamente uno shampoo e una maschera diverse da queste qui, però mi hanno trovato altrettanto bene. Sono riuscita a prolungare l'effetto del trattamento per quasi 6 mesi, e poi ovviamente i capelli sono cresciuti, quindi l'effetto alle radici si stava perdendo, quindi è rimasto soltanto un po' sulle lunghezze. Però ricordo che con quello shampoo e quella maschera
mi ero trovata benissimo, tanto che ho continuato a usarli appunto anche dopo 6 mesi dal trattamento, perché comunque mi lasciavano questo effetto pulito lo shampoo e estremamente districato e lucente la maschera. Se mi ricordo il nome, devo andare a vedere se ho ancora magari il flacone da qualche parte. E se li trovo su Amazon ve li linko, magari potete provare direttamente con quello se non avete un capello particolarmente ribelle e quindi volete provare comunque a trattare il capello con dei prodotti a base di cheratina. Questo è il supporto dei capelli, se volete vederlo bene. E spero di esservi stata utile se siete indecise se fare questo trattamento o meno, e spero di avervi chiarito un po' le idee. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, altrimenti non riceverete la notifica dei nuovi video.